terza domenica di sfilata al Centro Carnevale d'Europa, domenica di spettacolo ma non solo. Centro 30 maggio 2022 di Marco Raboli per TC100 Web TV online da quindicentese.it. Infatti la terza domenica di sfilata, 29 maggio, è stata, oltre allo spettacolo, un momento di riflessione, ricordo e rispetto. Alle ore 16, in punto, Patron Manservisi chiama sul palco il sindaco di Centro, Edoardo Corsi, e la sua giunta, e per alcuni minuti è stato proiettato un filmato a testimonianza di quanto di drammatico è successo 10 anni fa. Immagine drammatica del tremendo terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna e Cento nel 2012. Due giornate che hanno caratterizzato quei momenti, il 20 maggio e il 29 maggio, dove la mattina del 29 maggio si sono verificate le tremende scosse che, oltre agli ingenti danni alle cose su tutto il territorio dell'Emilia Romagna, fecero 28 vittime, di cui due centesi. Il sindaco, quindi, nel suo intervento dal palco di Piazza del Guercino, ha reso omaggio alle vittime del sisma e ha reso noto lo stato del sisma a 10 anni da quei tragici momenti. Particolare, perché il 20 e il 29 maggio per la nostra comunità, come per tutta la comunità della regione Emilia-Romagna, ha segnato un momento importante. Ci sono dei momenti, dei giorni che segnano un prima e segnano un dopo. Per noi il 20 e il 29 maggio sono stati giorni così. La prima scossa, quella di Finale Emilia, con l'epicentro Finale Emilia, e poi la seconda, quella di Medolla. E voglio ricordare che questo terremoto ha strappato 28 vite di persone che abitavano nelle nostre città. La nostra città ha perso due concittadini, Sandra Gherardi e Leonardo Ansaloni, ai quali vi chiedo di destinare, non dico un applauso, ma un pensiero, e voglio che arrivi alle loro famiglie la vicinanza della nostra città e di tutta l'amministrazione comunale e anche di questa piazza. Il terremoto ha picchiato molto duro anche nella nostra città, dove purtroppo vediamo ancora quello che ha lasciato come la nostra residenza, il palazzo municipale. Solo nella nostra città sono stati investiti 89 milioni di euro per recuperare i cantieri dei privati, 332 cantieri conclusi nella ricostruzione, più di 20 milioni di euro per la ricostruzione pubblica che ancora sta finendo, 4 nuove scuole, una donata interamente a Casomaro dall'Associazione Nazionale Alpini, alla quale daremo, conferiremo la cittadinanza onoraria per lo straordinario impegno che è quello che abbiamo visto in queste immagini commoventi. Da quel terremoto siamo usciti, e mi avvio subito alle conclusioni, stiamo uscendo ancora oggi grazie alla solidarietà, che è quella che, mi ripeto, abbiamo visto in queste immagini commoventi e straordinarie, di persone accorse da tutta Italia, associazioni, protezione civile, comuni, cittadini, chiunque. È stato un momento della solidarietà e ne siamo usciti per questo motivo, per cui da questo palco, a nome di tutta l'amministrazione che è qui rappresentata anche con membri della giunta, voglio davvero ringraziare tutti coloro che in questi anni, ma soprattutto in quei giorni terribili, ci sono stati vicino, perché sembrerà retorico oggi che sono 10 anni dopo, ma chiunque di noi si ricorda quei momenti sa cosa ha significato, qual è stato il valore di avere qualcuno che ci tendesse la mano. Lo dico perché in quei giorni ero dentro quella scuola con quella crepa che grazie a Dio è rimasta in piedi, ma se così non fosse stato non sapremmo sicuramente cosa sarebbe successo. Per cui davvero non è retorica, ma un grande ringraziamento a tutti coloro che ci hanno dato una mano e soprattutto alle cittadine e ai cittadini centesi che insieme a tutti gli altri cittadini della regione Emilia Romagna, dopo qualche lacrima versata, si sono rimboccati le maniche, perché questo è quello che facciamo in Emilia Romagna per rimettersi al lavoro e per ricostruire quello che è stato ricostruito. Grazie ancora.
In mattinata, ha ricordato il sindaco Corsi, presso il monumento eretto al percorso vita a ricordo di quei momenti e dedicato a tutti i volontari presenti a Cento in quel periodo, si sono svolte le celebrazioni alla presenza del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al sindaco di Bologna, al sindaco di Pieve di Cento e al presidente della provincia di Ferrara e naturalmente al sindaco di Cento, Edoardo Corsi. In quella occasione il sindaco Corsi ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione comunale centese di conferire la cittadinanza onoraria al Corpo degli Alpini per il costante lavoro di volontariato che ha offerto assistenza e conforto alle popolazioni disagiate in quei tragici momenti. In esclusiva, il sindaco al microfono di Marco Raboni ha fornito le sue e dell'amministrazione comunale centese considerazioni a riguardo dell'evento. Sentiamo. Sì, oggi è un giorno di festa, nella misura in cui parte la terza parata del Cento Carnevale d'Europa, però è prima di tutto un giorno di memoria e rispetto, perché per la nostra città, come per tutte le città che sono state nel cratere del sisma 2012, colpite dalle scosse del marzo 2012, è un giorno del ricordo, è anche un giorno complicato se vogliamo. La nostra città ha perso due concittadini, una donna e un uomo che voglio ricordare, Leonardo Ansaloni e Sandra Gherardi, al quale va il nostro ricordo e soprattutto un abbraccio alle famiglie. Questa mattina abbiamo celebrato questo momento di ricordo insieme al presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, insieme al presidente della provincia Padovani e al sindaco della città metropolitana di Bologna Matteo Lepore. È stato un momento importante appunto di ricordo, un momento anche per capire cosa abbiamo fatto sin qui e tutto quello che ancora avremo da fare. Ecco, numeri importanti sulla ricostruzione, come ha ricordato lei sul palco del Cento Carnevale d'Europa, ma anche importante il volontariato che ha lavorato in quel periodo. Lei ha ricordato il lavoro della protezione civile. Ha ricordato. Sì, Cento è stata una città ferita, ma Cento è una città che sta ripartendo ed è ripartita grazie alla solidarietà. Hai citato la protezione civile, aggiungo l'Associazione Nazionale Alpini, la Croce Rossa Italiana, veramente le migliaia di persone che in quei giorni terribili hanno teso la mano alla nostra città, alla nostra comunità regionale, ed è grazie a loro, sicuramente anche grazie a loro, unitamente allo sforzo delle cittadine e dei cittadini di Cento, che hanno versato qualche lacrima, chiaramente poi si sono rimessi al lavoro, diceva grazie al loro sforzo, anche grazie al loro sforzo, che oggi siamo qui 10 anni dopo a ricordare quelle ferite e a vederle anche in parte curate. Quindi sicuramente da parte mia, da parte di tutta la città, vado a destinare a loro veramente un grande ringraziamento. Ecco, l'importante, ecco, ricordiamo il lavoro importante del volontariato, ma anche della situazione alpina, come ricordava lei, a cui lei ha pensato a un riconoscimento alla situazione alpina per il gran lavoro che hanno fatto sul territorio. Conferiremo all'Associazione Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria per il grande impegno che hanno profuso sul nostro territorio, come nelle altre parti d'Italia, e in particolare perché dopo il sisma 2012 l'Associazione Nazionale Alpini ha deciso di donare alla nostra città una scuola, la scuola di Casumaro, un intervento molto importante del quale siamo ancora grati, e ritenevamo che fosse giusto dedicare loro una menzione speciale. Ecco, chiudiamo con un auspicio, Sindaco. Stamattina l'incontro con la stampa e il Presidente della Regione Bonaccini si è svolto in Pinacoteca. Cos'è? Un buon auspicio per il cantiere della Pinacoteca che ha aperto e riaprirà, e quali altri cantieri ha in mente l'amministrazione comunale per il prossimo futuro di riaprire? Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo nel cantiere della Pinacoteca che ci è servito per capire quale fosse lo stato dell'arte dei lavori, l'unico cantiere che è partito. Ora siamo già al lavoro, abbiamo già presentato i nuovi progetti per il teatro, per la residenza municipale. Dobbiamo far partire quei cantieri insieme a quello della biblioteca. Molto bene, grazie signor Sindaco. Grazie.